Fermo, buongiorno, benvenuti, siamo a Fermo, bellissima cittadina, lo sapete, con l'High School Game siamo al Carducci di Fermo, dove sono sette le quinte che si disputeranno questa eliminatoria per arrivare alla finale regionale. Vi presento subito il caposquadra, in piedi Laura per la quinta B turistica, buongiorno. Roberto per la quinta B Igea. Simona, dov'è Simona? Per la quinta M, i geometri sono rappresentati da Roberto, la quinta geometri, Lucia per la quinta turistica, Paolo per la quinta Igea e Gioele, credo se non sbaglio, Gioele per la quinta C Igea. Tutto è pronto, anche voi da casa divertitevi, vediamo i professori se sono stati cattivi o no. Quanto fa le dita di tre mani meno gli occhi di sei facce? Questa serve sempre per cominciare piano piano e dare a tutti la possibilità di cominciare a rispondere con tranquillità, diciamo a prendere confidenza con quella che è la nostra macchina. Allora, vi abbiamo dato 15 secondi, la risposta esatta era 3. In 5 ce l'hanno fatta. Qual è il pulsante più veloce? Quello della quinta Igea. Bene Paolo, attenzione, cominciamo a entrare nel piano studi, domande date dai vostri professori, anche per voi a casa, attenzione, la triplice alleanza costituita nel 1882 da chi era formata? Germania, Austria e Russia, Austria, Francia e Germania, Austria, Germania e Italia, Russia, Francia e Inghilterra, oppure Francia, Austria e Inghilterra. Non potete sbagliare, vi abbiamo dato addirittura 20 secondi per i ragazzi del quinto, questa è una sciocchezza, non so, per quelli a casa la risposta esatta era chiaramente la numero 3. Austria, Germania e Italia hanno risposto bene in 6 e per la precisione il più veloce della quinta turistica, Lucia. Prossima domanda, attenzione, il comparto industriale italiano come si sviluppa? Anzi, quando, scusate, dopo l'unità d'Italia, oppure nella seconda metà del Settecento, oppure nella seconda metà dell'Ottocento, o dopo la Seconda Guerra Mondiale, o nella prima metà del 1700? Sembra facile, forse non lo è, perché c'è qualche risposta tra pochetto. Vediamo come si sono misurati i ragazzi di Fermo, la risposta esatta è la numero 3. Nella seconda metà dell'Ottocento. Meglio di tutti è andata la quinta Igea. Bene, quinta Igea, quindi Paolo, giusto? È Paolo, benissimo. Prossima domanda, attenzione. Domanda che è stata realizzata per voi dalla Regione Marche. Non è così pericolosa, anzi facilissima, devo dire la verità. Quanti stati bagna il mare Adriatico? Stati, quanti stati? 12, 10, 3, 6 oppure... L'Adriatico non è un mare. Riflettete, è una domanda di geografia fatta in collaborazione con lo staff della Regione Marche. Sembra facile, ma non è. La risposta esatta è 6. 6. 6 stati ha risposto più velocemente di tutti: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia, Erzegovina, Montenegro e Albania. Ha risposto prima di tutti, in maniera più veloce, la quinta Igea. Funzionano i risponditori da questa parte, ragazzi? Sì, che succede? Sappiate che il range per ogni domanda è 1200 punti, quindi fino alla fine siete sempre in corsa, non vi preoccupate. L'Italia entrò nella prima guerra mondiale quando? 28 giugno. Uno spettacolo vedere questi ragazzi. Allora, 28 giugno 1914, 24 maggio 1915, 7 maggio 1917, 25 maggio 1915 o 26 aprile 1915. La data esatta era la numero 2. Professori, come vanno questi ragazzi? Direi bene, fino a questo momento direi bene. La quinta Igea. Andiamo a vedere dopo 5 domande la classifica generale per sapere come siete messi. 7 classi di Fermo in testa, in questo momento c'è la quinta Igea. 1361 punti, un ottimo risultato devo dire fino a questo momento, e poi gli altri fino ai 214 della quinta Igea. Prossima domanda, attenzione,
la domanda dell'Avis, ne abbiamo parlato anche prima, i donatori sono più avvantaggiati? Prima di una donazione di sangue bisogna essere a digiuno secondo voi? Sì, e allora schiacciate uno. No, se pensate che allora schiacciate due. Tre, non necessariamente. Quattro, bisogna aver mangiato abbondantemente. Cinque, basta un gin lemon. Allora, secondo voi, per donare sangue non necessariamente bisogna essere a digiuno, e avete sbagliato tutti quanti. Dopo Giovanni ci pensa lui. Prossima domanda, attenzione ragazzi, domanda fatta dai vostri professori, una domanda piuttosto diabolica, quindi un po' più difficile delle altre. L'enciclica Rerum Novarum, da chi venne emanata? Benedetto XV, Pio IX, Gregorio VII, Giovanni XXIII o Leone XIII? Non è difficile. La famosa Rerum Novarum fu, esatto, emanata da Leone XIII, ce l'hanno fatta solo in due. La quinta B turistico, era ora. Il primo Parlamento italiano, ragazzi, quando si riunì? 11 maggio 1861, 2 settembre 1870, 6 giugno 1861, 17 marzo 1861 o 20 settembre 1870? Anche per voi a casa potrebbe essere difficile, in realtà è molto più semplice del previsto. Il famoso 17 marzo 1861. Lucia in piedi, dov'è Lucia? Bene! Che velocità! Prossima domanda, attenzione ragazzi. Se avete studiato questa veramente, come si dice, underleg, sotto gamba, nel 1865, capitale del Regno d'Italia, quale città era? Napoli, Torino, Firenze, schiacciate 4 se pensate che sia Roma, schiacciate 5 se pensate che sia Milano. Allora, nel 1865 la capitale del Regno d'Italia era l'unica e la sola Firenze. Chi ha sbagliato? Paolo, non era Firenze, cosa avete scritto voi? Firenze. No, non avete scritto Firenze. Quinta Igea, mi risulta meno 93, cosa avete scritto? Torino, bene, mi raccomando, Firenze, ora ce la ricordiamo. E ora ce la ricorderemo sicura, magari potrebbe anche servire all'esame. Fate un applauso a Paolo. Può tornare utile in virtù dell'esame anche ricordarsi, beh, non questa, questa è molto semplice, Questa è una domanda fatta sulla velocità, ragazzi. Si parte con 200 persone. Ogni 25 anni la popolazione triplica. Quanti saranno, secondo voi, dopo un secolo? Allora, si parte con 200 persone. Ogni 25 anni la popolazione triplica. Ci vuole un pizzico di intelligenza, un po' di ragionamento. Quanti saranno dopo un secolo? Si parte con 200, dopo 25 anni diventano 600. Sono 16.200. Chi è che me la spiega? Lui? Vai. Roberto in piedi. Roberto, allora spiegaci, 200 persone, ogni 25 anni la popolazione triplica, tu avete risposto esattamente, 16.200, come viene fuori? Allora, se iniziamo con 200, dopo 25 anni diventano 600. Bene. Altri 25, arriviamo a 1.800. Sì. Altri 25 a 5.400. Sì. E a fine secolo 16.200. Ma vieni! Prossima domanda, torniamo a scuola. Bene, la quinta Bigea, ecco, vedi, proprio Roberto che l'ha spiegata è stato il più veloce. Classifica generale, quinta turistico in testa. Con soddisfazione dei vostri, dei professori, andiamo avanti, siamo quasi a metà cammino. Prossima domanda, se avete studiato anche in questo caso è davvero molto ma molto facile. Facciamo la domanda, allora eccola qui. Chi scrisse il romanzo Storia di una capinera? Se è Svevo schiacciate 1, se è Verga schiacciate 2, se è Manzoni schiacciate 3, se è D'Annunzio schiacciate 4, se pensate che sia Pirandello schiacciate 5. Allora vanno risposti i nostri ragazzi di fermo, la risposta era Verga. Abbiamo due astenuti.
prima che vada a vedere in alto le mani degli astenuti. Vergogna. Quinta turistico. C'è qualche insegnante del turistico qui? Eh? Chi è l'insegnante? È orgogliosa? Allora, vediamo la prossima. Attenzione ragazzi, torniamo in partita. Domanda di educazione finanziaria. Allora, prima abbiamo parlato di IBAN in qualche modo, insomma lui ha cercato di essere chiaro, speriamo, perché la domanda è proprio questa. L'IBAN è la serie di lettere e numeri che identifica che cosa? Il cliente, schiacciate 1, il conto corrente, schiacciate 2. Se identifica la banca, schiacciate 3. Se pensate che identifica i servizi offerti, schiacciate 4. Se pensate che l'IBAN identifichi gruppo sanguigno e codice fiscale, schiacciate 5. Adesso, a parte la quinta che serviva per farvi sorridere un po', e chiaramente identifica il conto corrente. 7 su 7, i ragazzi di Banca Marche sono stati bravissimi nello spiegare. E la quinta C, IGEA, quindi... Gioele? Mi sbaglio? Gioele, voi siete i più bravi, insomma, tutti ricchi lì, tutti figli di papà, tutti con l'Iban. Prossima domanda, attenzione. Prossima domanda. Ah, che cos'è la sinestesia? È un'allegoria? Schiacciamo 1. È un troncamento della parola? Schiacciamo 2. È una parte del discorso? Schiacciamo 3. È una figura retorica? Schiacciamo 4. È un'azione coordinata, schiacciamo 5. È una figura retorica. 7 su 7, Amplen. Il pulsante più veloce è quello della quinta C, IGEA. Stiamo andando bene, ragazzi, state raccogliendo un sacco di punteggio. Bravi, bravi davvero. Una curiosità. Che cos'è il bed and breakfast, del quale si sente parlare tantissimo? È la colazione servita a letto negli hotel di lusso. È una catena di fast food. È un tipo di struttura ricettiva. È un albergo inglese o un piatto tipico irlandese? Dai. È un tipo di struttura ricettiva. Chi si è astenuto sul bed and breakfast? Il geometra. Geometri, ma voi li dovete ristrutturare bed and breakfast con tutto il lavoro che c'è da fare. Eravate nel dubbio. Prossima domanda, amici di Ferma, attenzione, domanda di letteratura. La vicenda dei Promessi Sposi, quando ha inizio? Ve lo ricordate? Nel 1630 schiacciate 1, nel 1600 schiacciate 2, nel 1628 schiacciate 3, nel 1640 schiacciate 4, nel 1623 schiacciate 5. Quando ha inizio questa vicenda così bella, così importante, devo dire, per la nostra letteratura italiana? Inizio nel 1628. Rispondono esattamente in 2. La quinta IGEA e la quinta a turistico. Meglio degli altri, classifica generale, quinta turistico in testa. Al momento 3051 è record. Prossima domanda, attenzione ragazzi. Pascoli scrisse la raccolta di liriche, quale? qui i professori si sono divertiti, Allora guardatela anche voi a casa, è terrificante. Bene, cosa scrisse Pascoli? Si commenta da sé, ragazzi, un errore non lo voglio neanche vedere. Allora, Pascoli scrisse la raccolta di liriche Mirice, ma vedo due errori, clamoroso. Simona, dov'è? Esistete anche voi, complimenti, bravi, fatevi un bel applauso. Non l'abbiamo ancora fatto Pascoli. Ah, non avete fatto Pascoli? Allora siete giustificati, ma che non avete ancora fatto Pascoli. Allora, prossima domanda, attenzione ragazzi. La domanda che
ha a che fare con il riciclo, questa la facciamo oggi insieme alla Corepla, al Consorzio Nazionale per la Raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica. Attenzione, leggiamola insieme. Come si ricicla la plastica? Viene fusa in uno speciale forno? Oppure viene messa in stampi e poi scaldata? Viene lavata e tritata in piccoli pezzi? Oppure viene fatta essiccare al sole? O la plastica non si ricicla? Allora, la plastica si ricicla, questo lo sapete, ma in che modo? Quale sarà la procedura? Qual è la forma importante, una e unica? Viene lavata e tritata in piccoli pezzi attraverso dei macchinari. Ha risposto esattamente chi non sapeva, Pascoli, ma del riciclo sa tutto, bene, complimenti. Non era facilissima, ci serve comunque per ricordare poi, perché poi ce la ricorderemo. Come avviene appunto il riciclo in questo caso della plastica. Prossima domanda, sempre questi professori terribili che hanno scritto per voi le domande. Vabbè, dai, questa è proprio il fu Mattia Pascal. Era morto, nascosto, emigrato, smemorato o ritenuto morto? Un secondo, tempo scaduto. Il fu Mattia Pascal era ritenuto morto. Avete studiato e fatto bella figura, ragazzi, davvero complimenti. La quinta M. Stanno recuperando i ragazzi la quinta M. Attenzione, prossima domanda. Non è un organo dell'Unione Europea. Chi? Che cosa? Il Consiglio d'Europa, il Consiglio delle UE. Schiacciate 3 se pensate che sia la Commissione Europea. 4 il Parlamento Europeo oppure la Corte dei Conti Europea. Allora, 2 secondi, 1 secondo, tempo scaduto. La risposta esatta: non è un organo dell'Unione Europea, è il Consiglio d'Europa. Ce l'hanno fatta in 4, che quindi con l'educazione civica vanno meglio degli altri. La quinta, Igea. Paolo è quello che è andato più veloce di tutti. Vedo un po' di difficoltà ai geometri, mi sembra di capire. Allora li facciamo recuperare con una domanda di velocità. Attenzione, ragazzi, la domanda è questa: alcuni mesi hanno 31 giorni, uno solo ne ha 28. Quanti sono quelli con 30 giorni? 7, 4, 12, 11 o 5? Quali sono? Contiamoli, contiamoli. Quali sono i mesi con 30 giorni? Ma sono 11 mesi con 30 giorni. Solo uno ne ha 28, quelli con 31 hanno sicuramente i 30 giorni. Chi è che ha capito il trabocchetto? La quinta, turistico. Caramba. Classifica generale, quinta, turistico. Sostengo che siete in area record, record. 3656, bene, andiamo velocemente, ragazzi, il tempo corre veloce, mancano solo 5 domande, non vi darò più le classi che hanno risposto esattamente una dopo l'altra, così almeno aumenta la suspense. Domanda numero 21, la Corte Costituzionale da chi è composta? Da 30 membri, da 15 membri, oppure sono 24, oppure secondo voi, o anche gli amici a casa che giocano con noi, sono 630, oppure sono 315 membri? La Corte Costituzionale. Probabilmente qualcuno è riuscito anche a studiare a scuola, sono solo 15 membri, tutti l'hanno studiata a scuola, complimenti. Bravissimi ragazzi, prossima domanda. La domanda a McDonald's. È facile, dai. L'acronimo IGP a che cosa si riferisce? A cibi e prodotti agricoli modificati tramite processi di ingegneria genetica, a vegetali di provenienza extraeuropea, a prodotti agricoli e alimentari di cui viene certificata la tipicità legata all'origine geografica, l'applicazione per giocare al Gran Premio IGP o nessuna delle precedenti? L'applicazione credo che sia IGP, la risposta esatta è prodotti agricoli e alimentari di cui viene certificata la tipicità. Molto bene, in 5 hanno risposto esattamente. Questa è dei professori. Quale di questi personaggi storici è fuori luogo secondo voi? Non è interpolato con gli altri? Crispi, De Pretis, De Rudinì, Rattazzi oppure De Gasperi? Tra loro c'è una connessione tranne uno dei 5 che vi ho appena detto. E per essere precisi la risposta esatta è De Gasperi. Aia, ce la fanno soltanto in 2 su 5. Non lo sapremo mai, però vi salviamo. I senatori a vita, anche questa è dei vostri professori. Nel Parlamento Europeo
possono essere al massimo 10, al massimo 7, oppure al massimo 3, oppure al massimo 5 o al massimo 12. Allora, i senatori a vita nel Parlamento europeo possono essere al massimo 5. Chi si è astenuto? Siamo all'ultima domanda, fatemi un applauso prima dell'ultima risposta, va? Allora, fermo, ragazzi particolarmente preparati. L'ultima domanda è sempre molto facile. Se ieri era domenica, che giorno sarà dopo domani? Ieri era domenica, oggi è lunedì, quindi domanda che serve ad avere una capacità di riflessione velocissima. La risposta esatta, mi hanno dato troppo tempo secondo me, la risposta esatta era chiaramente mercoledì. Siamo in fondo, ragazzi, e adesso è arrivato il momento della classifica. Vorrei in piedi tutti i capoclasse delle quinte, le sette quinte che hanno giocato con noi. Allora, il geometra, eccolo lassù, lì abbiamo Gioele. Perfetto, mano a mano scendiamo in base a chi chiaramente viene eliminato. Al settimo posto se ne va purtroppo a casa la quinta geometri, 2501 punti. Si siede Roberto. La quinta Igea, ciao a Paolo. Ciao Paolo. Però attenzione, siamo già a 2538 punti. Siete una scuola terrificante, un punteggio altissimo. Quinta, la quinta C Igea, Gioele, ciao, grazie. Quarto posto per la quinta AM. Simona, con questa squadra siete stati tenaci, niente da fare. Terzo, e se ne va anche la quinta A Turistico. Allora è arrivato il momento di vedere quale sarà la quinta che se ne andrà dritta dritta alla finalissima regionale e poi alla nazionale. Gioca la quinta B Igea con la quinta B Turistico e speriamo anche a quella nazionale, la quinta B Igea. È tutto con 3525 punti, ci vediamo domani su QRS, ciao! Sono Roberto Capponi, il dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri e per il Turismo Carducci Galilei di Fermo, un istituto che da quasi 90 anni fornisce tecnici preparati dal nostro settore, al settore produttivo della nostra zona, contribuendo all'affermazione di quello che è il modello marchigiano che è noto non solo in Italia ma nel mondo. Seguendo i mutamenti avvenuti in questi ultimi anni, la nostra scuola ha sempre cercato di adeguarsi e tenersi al passo con i tempi, così che nel 1996 all'indirizzo commerciale per geometri è nato anche l'indirizzo turistico per la formazione di tecnici specializzati in quel settore, che rappresenta una delle prospettive di rinascita e di recupero dell'economia del nostro paese. La formazione informatica è da anni diffusa in ogni indirizzo della scuola e dal 2000 la nostra scuola è test center accreditato all'AICA per il conseguimento della patente europea per il computer, una certificazione che attesta le conoscenze informatiche. La nostra scuola è anche polo regionale per l'impresa formativa simulata e polo provinciale per l'alternanza scuola-lavoro, una metodologia didattica che prevede la presenza degli alunni presso imprese, aziende. I nostri alunni delle quarte classi per 3 settimane durante l'anno scolastico si recano in azienda per apprendere, per inserirsi nel mondo produttivo. Anche la formazione delle lingue straniere è particolarmente curata con corsi extracurricolari per il conseguimento delle certificazioni in lingua straniera. Numerosi sono gli scambi che vengono effettuati con scuole straniere gemellate alla nostra. Quest'anno la nostra scuola, unica nelle Marche, è stata selezionata per prendere parte a una delle giornate Euroscuola presso il Parlamento Europeo di Strasburgo, e questa è una grossa soddisfazione per noi, e il prossimo 29 aprile ci recheremo a Strasburgo.
I progetti che vengono offerti ai nostri alunni sono molti. Ultimo, ma non per questo meno importante, è la possibilità che gli alunni avranno di frequentare un corso extracurricolare di cinese già dal prossimo anno scolastico, 2 ore settimanali per l'intero anno scolastico.